si sono messi in questo momento in collegamento con noi attraverso la piattaforma Zoom, che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook della Mediateca Montanari di Fano. Per questo appuntamento promosso dal sistema bibliotecario del Comune di Fano, per dare la giusta visibilità e creare anche un momento di confronto su due importanti novità che abbiamo registrato negli ultimi mesi a livello nazionale e a livello regionale nel campo della promozione del libro e della lettura. Due importanti novità, due interventi legislativi appunto a livello nazionale e regionale, che aprono degli scenari di opportunità estremamente interessanti. Interessanti e direi anche importanti, considerati anche, diciamo così, il contesto nel quale loro malgrado hanno preso forma. Stiamo uscendo con molta gradualità, con molta cautela da una fase di emergenza sanitaria senza precedenti, che in qualche modo ha messo in secondo piano tante novità nel dibattito culturale ma anche politico del nostro paese, e tra questo c'è sicuramente, ci sono sicuramente la legge 15 per il sostegno e la promozione della lettura, ma anche recentissima, perché stiamo parlando veramente di pochi giorni fa, a livello regionale, la legge per la promozione del libro e della lettura approvato dal Consiglio regionale marchigiano. Due appuntamenti, questi che appunto necessariamente sono passati e comprensibilmente in secondo piano, ma che secondo noi vanno assolutamente recuperati all'attenzione delle nostre comunità, anche perché in qualche modo in realtà noi stiamo vivendo sotto diversi punti di vista una sorta di, per così dire, di crisi nella crisi. Nel senso che agli effetti che l'emergenza sanitaria, l'emergenza Covid hanno prodotto e produrranno anche nei mesi a venire, si aggiunge una strutturale debolezza della filiera del libro, che in qualche modo è anche, diciamo, uno dei punti di riflessione, di partenza del dibattito che poi in questi anni ha portato alla legge nazionale per la promozione del libro e della lettura. Come sistema bibliotecario di Fano ci sembra importante iniziare con questo tema, con questo tipo di confronto, un mese comunque per noi importante, nonostante il contesto eccezionale inedito che stiamo vivendo, che stiamo attraversando anche come sistema bibliotecario, che è il maggio dei libri. Maggio dei libri che per una città che come Fano è città che legge dal 2017, è un appuntamento ovviamente estremamente importante, e quindi abbiamo ritenuto che iniziare il primo di una serie di appuntamenti in digitale che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane cercheremo di promuovere anche oltre i confini della nostra comunità locale, come stiamo facendo oggi, fosse assolutamente importante appunto dedicare questa prima tappa, questo primo appuntamento alla legge regionale e alla legge nazionale per la promozione della lettura. Tenendo anche conto che la nostra è una regione che da questo punto di vista esprime diverse eccellenze che meritano di essere anche, diciamo così, citate probabilmente nella conversazione di questo pomeriggio, ma lo faremo sicuramente, lo faremo con una serie di ospiti che passo subito a presentare. Innanzitutto Renato Claudio Minardi, consigliere regionale e vicepresidente dell'Assemblea regionale marchigiana, che è stato promotore, mi permetto di usare anche questa formula, motore politico della legge regionale 15 per la promozione del libro e della lettura. È con noi poi Giovanni Belfiori, che è direttore di Passaggi, Festival della Saggistica, con radici profondamente legate alla città di Fano, nato nel 2013 da un'idea, da un'intuizione di Giovanni. È cresciuto fino a diventare il festival di saggistica più importante nel panorama nazionale. E con noi poi, lo ringrazio, Maurizio Caminito, presidente del Forum del Libro, che lo ricordo, un'associazione che dal 2006 è impegnata non solo per la promozione della lettura, ma è stata anche uno dei
soggetti protagonisti del dibattito che ha portato poi alla legge nazionale sul libro, ed è anche una esperienza di cui fanno parte tanti nomi prestigiosi della cultura italiana, non solo Maurizio, ma anche tra gli altri un'amica come Antonella Agnoli, presidente della Fondazione Federiciano. Sono poi con noi anche Federica Savini, rappresentanza di Aras Edizioni, che è una casa editrice indipendente, distribuzione nazionale, con sede qui a Fano, e nella nostra città, mi piace sottolinearlo, è stata in questi anni un'importante compagna di viaggio del sistema bibliotecario fanese, proprio per la sua assoluta vivacità intellettuale e anche di organizzazione di eventi nel nostro territorio. Infine, da ultimo, ma non per importanza, come si suol dire, Eleonora Tassoni, della libreria La Rinascita di Ascoli Piceno, la libreria storica del capoluogo piceno, fondata nel 1976, e anch'essa in questi anni uno degli attori culturali più importanti del territorio piceno, con anche tanti importanti riconoscimenti, non da ultimo, pochi mesi fa, a gennaio, il riconoscimento del 14° premio per Librai Luciano e Silvana Mauri. Questi sono i nostri ospiti per una conversazione che cercheremo di sviluppare in maniera anche abbastanza snella. Io vorrei iniziare dando in questo senso la parola a Maurizio, perché, come dicevo, il Forum del Libro è stato in questi anni tra i protagonisti del dibattito a livello nazionale, che ha portato poi alla codificazione di un intervento legislativo per la promozione della lettura del libro, e credo che anche per mettere meglio a fuoco quello che è stato il percorso marchigiano sia importante innanzitutto cogliere qual è il contesto nazionale nel quale ci stiamo muovendo, in cui si colloca anche l'intervento legislativo della Regione Marche, e appunto cercare anche di capire oltre i confini del nostro territorio regionale come alcuni temi, alcune potenzialità, anche alcune criticità sono state tematizzate in quest'ultima fase. Prego Maurizio. Allora, intanto vi ringrazio di questo invito. E in effetti è l'auspicio che avevamo un po' tutti, e noi del Forum del Libro in particolare, e che cioè la legge per il libro che è stata recentemente approvata fosse un punto di partenza più che un punto di arrivo, mi sembra che appunto abbia avuto una prima conferma dalla vostra iniziativa. Ma come sapete, la legge, che poi si chiama Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura, è stata approvata verso fine febbraio ed è entrata in vigore proprio il 25 marzo. È stato un iter lunghissimo. Noi come forum lo abbiamo seguito, lo abbiamo promosso, perché tutto è partito nel 2013 con una legge di iniziativa popolare, quindi una legge sostenuta da noi e da altri soggetti. Poi è successo che nel corso degli anni questo disegno di legge è naufragato più volte, a causa poi naturalmente dell'interruzione delle legislature, eccetera. Poi è stato ripreso, ci sono stati vari testi, i testi sono stati riunificati. Insomma, è arrivata alla fine questa approvazione della legge. Devo dire, soprattutto per merito dell'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, che è la prima firmataria, ma soprattutto è stata la persona che ha tenacemente, diciamo così, seguito tutto l'iter con una mediazione continua. Pensate solo che l'ultima fase ha visto ben 5 proposte di 5 disegni di legge diversi, proposte da vari gruppi politici, e quindi c'è stata una necessità veramente di una sintesi che alla fine magicamente è riuscita, perché magicamente anche perché è stata approvata all'unanimità al Parlamento in una situazione in cui praticamente volavano i coltelli in Parlamento, non c'era un provvedimento che trovasse, diciamo, d'accordo
alle forze politiche. Quindi, insomma, è stato un successo, ovviamente. Ovviamente, per quello che ci riguarda, tante cose sarebbero potute essere, come dire, migliorate, sono migliorabili. Però, insomma, il discorso intanto è stato molto importante questo evento, perché fin dal primo articolo, cioè il fatto di come dire, di riconoscere che la lettura, come dice l'articolo 1, la Repubblica promuove interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, conservazione, circolazione e fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti, eccetera. Cioè, è da un crisma di ufficialità a una pratica che ovviamente è diffusa, sappiamo anzi che è abbastanza poco diffusa tutto sommato nel nostro paese, ma che incontra spesso, per esempio nella scuola, ancora qualche ostacolo. E ovviamente questi ostacoli sono derivati dal fatto che, questo lo sapete meglio di noi, per esempio le biblioteche scolastiche sono un po'... c'è una situazione veramente a macchia di leopardo, ma insomma è importante sostenere questo principio che, oltre al fatto che poi vengono elencati tutta una serie di ambiti in cui la lettura e la promozione della lettura ha un senso, nella scuola, nelle librerie, nelle biblioteche. Ovviamente, come ben sapete, poi nell'iter di questa legge è stato inserito anche un articolo a favore delle librerie, l'articolo sulle vie indipendenti, soprattutto l'articolo sullo sconto. Questo ha sicuramente è stato l'elemento che mediaticamente è stato più rilevante, nel senso che si è discusso soprattutto di questo. E in effetti questo articolo è stato inserito un po' all'ultimo, soprattutto su pressione dei librai, sicuramente. E quindi l'architettura risulta ancora un po' da completare, tant'è vero che il ministro Franceschini, proprio in un suo intervento al nostro forum di Lecce lo scorso novembre, ha detto: va bene, adesso è il momento di parlare di una legge per il libro, intendendo legge per il libro un po' sulla falsariga di quella del cinema, una legge che si occupi in particolare della filiera del libro, e giustamente distinguendo tra la questione della lettura e la questione della filiera del libro. Ovviamente sono due cose che hanno un'interdipendenza molto forte, però hanno anche concettualmente due ambiti diversi. Anticipo il fatto che scorrendo la legge marchigiana, ho visto che invece questo tentativo di, come dire, di integrare questi due ambiti ha avuto un passo avanti. Oltre alle librerie si parla appunto dell'editoria, si parla di tutta una serie di sostegni alla produzione, insomma, no? Si parla di festival, si parla di momenti, insomma, che sono a metà tra questi due mondi. Che dire, l'elemento ovviamente che interessa, che mette in collegamento le due leggi, è sicuramente l'elemento che quello, diciamo, della scuola da una parte e del patti della lettura dall'altra. Questi sono i due cardini che vengono nominati e messi in diciamo così, sistematizzati all'interno della legge nazionale, e che sicuramente possono e devono avere uno sviluppo all'interno delle normative regionali. Quindi patti per la lettura con gli enti locali e la regione, che questo è un altro elemento importante da sottolineare, in primo piano come promotori, e il discorso della scuola da affrontare in modo decisamente, questa volta in modo deciso, perché appunto abbiamo una situazione delle biblioteche scolastiche che è quella che è, e però sul rapporto tra biblioteca scolastica e biblioteca di ente locale si può giocare una partita molto interessante. Oltretutto, recentemente, anche sulle biblioteche scolastiche, che sono un po' il fanalino di coda del mondo delle biblioteche, si stanno adottando tante iniziative, da partire dal piano della scuola digitale fino
fino all'ultima iniziativa di quella del coordinamento delle reti delle biblioteche scolastiche. Insomma, quindi si sta muovendo come auspicavamo, insomma, come che auspicio di tutti, si sta muovendo una situazione, si è messa in movimento una situazione che può essere sicuramente ancora sviluppata. Grazie Maurizio. Questo per ora. E darei la parola a Renato Claudio Minardi, vicepresidente del Consiglio Legislativo Regionale delle Marche, per in qualche modo ricollegarsi a quello che Camilluto adesso riportava, recuperando anche un po', come dire, la storia, perché c'è un percorso che ha portato alla formulazione in parallelo di questo strumento legislativo da parte della Regione Marche, che ricordiamo è recentissimo perché è stato approvato nella seduta dello scorso 21 aprile. Sì, grazie Samuele, buonasera a tutti. Samuele ci richiama alla storia. La legge nazionale, diceva prima Caminito, ha avuto 7 anni di gestazione, la nostra un po' meno. Però sempre una gestazione lunga è stata, perché abbiamo iniziato a lavorare sul testo della legge il 18 aprile del 2018, quindi abbiamo messo esattamente 2 anni e quasi casualmente, insomma, cioè, di questo siamo anche felici, abbiamo approvato la legge esattamente 2 giorni prima della giornata mondiale del libro che si celebra il 23 aprile, l'abbiamo approvata il 21. È stato un caso, ma un caso favorevole, importante, ma abbiamo lavorato a questa legge con la convinzione che sia importante realizzare un testo legislativo come questo, perché lo sappiamo tutti, in Italia si legge troppo poco. In Italia si legge troppo poco e quindi ogni iniziativa, anche legislativa, ma ogni iniziativa anche di organizzazione, di eventi, festival, iniziative varie, credo che siano importanti per promuovere sia il libro che la lettura. Prima si ricordava Passaggi Festival, partito nel 2013 come un evento sulla saggistica Fano, partito quasi in sordina, lo diciamo tra virgolette, c'è Belfiori che sicuramente te lo racconterà meglio di tutti, ma che è diventato uno dei festival della saggistica, o forse il più importante a livello nazionale. Questo credo che sia un dato importante, perché poi quando alla gente sei in grado di offrire una proposta importante come un festival che non è monosettoriale, ma che affronta a 360 gradi vari temi, dalla scienza alla cucina, dalla saggistica alla storia, alla bibliografia e quant'altro, credo che sia una bella opportunità. Ma nella nostra città abbiamo anche Letteraria, il festival che viene organizzato con una giuria fatta dagli studenti che leggono e che a loro volta diventano giurati e che quindi fanno la scelta. Poi ci sono altri festival importanti, Regione Marche, Macerata, Urbino, eccetera. Io credo che c'è bisogno sicuramente di leggere di più. E la cosa che mi ha meravigliato in questi giorni è stata proprio questa, e cioè che se sappiamo che in Italia si legge poco, i dati sono dell'Associazione Nazionale Italiana degli Editori, nonostante l'emergenza sanitaria che ha costretto tanta gente a casa e che quindi c'è stato sicuramente più tempo, più spazio, più opportunità di leggere acquistando i libri anche online, devo dire la verità, i dati che abbiamo ci dicono che il mercato del libro in questo periodo di Covid è andato comunque in calo, quindi c'è un calo di circa addirittura il 50%. Questa è una cosa che ci deve far preoccupare molto. Dicevo, io sono convinto che questa legge sia un'opportunità importante, perché se da una parte si legge poco, io sono estremamente convinto che la lettura sia fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico, per creare un'autonomia di giudizio. E nel mentre crei un'autonomia di giudizio, sei anche in grado conoscere, di sapere e quindi di essere anche meno esposto al rischio delle false notizie, delle fake news che circolano tantissimo in rete.
Quindi questo credo che sia un modo, ecco, per evolvere una comunità, per evolvere una società. Dicevo, ci abbiamo messo 2 anni, abbiamo fatto prima un lavoro di verifica se inserire tutta la parte che riguarda il libro e la lettura nell'ambito della legge 4 del 2010, che è la legge quella quadro della cultura a livello regionale. Poi abbiamo deciso di fare una cosa specifica ad hoc, proprio perché volevamo marcare il segno rispetto all'importanza di questo testo. Quindi crediamo che sia un'opportunità, consapevoli che il libro è sicuramente uno strumento fondamentale per la circolazione delle idee in una regione dove la cultura ha un ruolo importante. Basta ricordare Rossini, Raffaello, Leopardi e tutto ciò che la nostra regione è in grado di mettere in campo, compresi i festival di cui parlavo prima. Qual è l'obiettivo della legge? Allora, la nostra legge, che sostanzialmente è partita nel 2018, ma nel momento in cui abbiamo chiuso il testo, che era la fine di febbraio, abbiamo cercato anche di raccordarci con il testo della legge nazionale che era nel frattempo uscita e che quindi non poteva assolutamente andare in contraddizione, ma che doveva essere sicuramente allineata e o complementare. Quindi, dicevo, la volontà è quella di promuovere la diffusione del libro e della lettura come strumento di crescita, la conoscenza del pensiero critico, l'autonomia di giudizio, e ha anche come obiettivo quello di incentivare la pubblica lettura, quindi non solo il libro da leggere in casa, nel salotto o la sera a letto prima di addormentarsi, ma anche l'incentivo della lettura pubblica. Quali sono gli obiettivi centrali? Vado a sintetizzarli per non essere troppo lungo. Allora, l'obiettivo è quello di incentivare la lettura con qualsiasi supporto, quindi non solo quello cartaceo. Incentivare la lettura nei confronti anche dei giovani e dei minori, nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati, anche al fine di evitare o eliminare o prevenire fenomeni di esclusione sociale. Ha l'obiettivo anche di promuovere la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita, mi verrebbe in mente il progetto Nati per Leggere, iniziative volte a promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie. Questo è uno dei temi centrali, iniziative finalizzate a promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie, perché se vai in biblioteca, se vai in libreria, ovviamente devi avere anche la voglia, la volontà e l'interesse di acquistare un libro o comunque di prenderlo in biblioteca per leggere. C'ha anche come obiettivo quello di venire incontro anche alle persone disabili con difficoltà sensoriali. C'ha, tra le altre cose, anche l'iniziativa di invitare alla lettura anche nelle strutture socio-assistenziali per anziani, nelle strutture sanitarie, negli istituti penitenziari, quindi cerchiamo anche di essere presenti anche in quelle zone, magari in quelle fasce di sociali che sono magari un po' più deboli, o anche per evitare di renderle emarginate. Prevede lo sviluppo della biodiversità. La cosa importante è che in questo prefini, gli scopi che trovo qui nell'articolo 2, che è quella, il core business, diciamo, della legge, ci sono anche gli eventi, le manifestazioni, i festival, i premi che diffondono la cultura del libro e promuovono la lettura e gli autori. Quindi è chiaro che i festival giocano una parte importante per la diffusione del libro, della lettura e per costruire una cultura. Naturalmente in tutto questo è previsto anche lo sviluppo del sistema bibliotecario, con particolare attenzione, lo ricordava prima Caminito, alle biblioteche scolastiche, e comunque
cercando di creare una rete, un sistema fra le biblioteche presenti sul territorio e quelle scolastiche. Una cosa interessante che abbiamo messo, e l'abbiamo recuperata nella fase finale dell'elaborazione del testo, è la previsione di un premio per la migliore attività di promozione della lettura. Ci sono tante iniziative che nella Regione Marche si svolgono per la migliore attività per la promozione della lettura, quindi la Regione istituisce un premio, e su questo devo dire la verità, devo ringraziare anche pubblicamente Valeria, che su questo ci ha dato un bel supporto e ci ha seguito nel correggere, nel limare, nel suggerire, nel dire che mancava qualcosa oppure che magari una frase andava meglio aggiustata e meglio corretta. Quindi credo che sia giusto fare i doverosi ringraziamenti a Valeria Patrignani per il lavoro supporto che ci ha dato. Un altro tema che è quello del digitale, quindi la promozione anche di iniziative di produzione, di diffusione di contenuti editoriali digitali che siano naturalmente liberi dal diritto d'autore, nel rispetto del diritto d'autore. La cosa che diceva Caminito è questa, e cioè che abbiamo cercato con la nostra legge di dare un supporto e una mano anche alla filiera del libro, e nell'articolo 4 sostanzialmente mettiamo la promozione, la valorizzazione della piccola imprenditoria editoriale indipendente, quindi non le grandi editoria grande, per capirci, insomma i grossi marchi a livello nazionale, perché la Regione vuol sostenere le piccole imprese editoriali e anche le librerie indipendenti. E quando parliamo di librerie indipendenti, ovviamente ci riferiamo a quelle librerie che sono imprese commerciali non appartenenti in franchising alle grandi catene. Quindi questo tentativo di tenere insieme il libro, la lettura, eventi, festival e anche la filiera degli editori e delle piccole librerie indipendenti l'abbiamo in qualche modo inserita e prevista. Poi c'è una cosa importante che tra l'altro lì l'abbiamo legata proprio alla norma statale, che è quella dei patti locali per la lettura. I patti locali della lettura che prevedono la collaborazione, il coinvolgimento degli enti locali, le biblioteche, le scuole, altri soggetti sia pubblici che privati operanti sul territorio. Ecco, questo credo che sia importante, perché i patti per la lettura sono già previsti anche nella legge nazionale, li abbiamo voluti declinare anche nella legge regionale perché crediamo che possano essere una bella opportunità. In tutto questo ci sta anche la promozione delle imprese editoriali e anche degli autori alle manifestazioni, agli eventi fieristici, come potrebbe essere il Salone del Libro di Torino. Peraltro il Salone del Libro di Torino ci sarebbe tenuto proprio nei prossimi giorni, che quest'anno ovviamente non ci sarà, a cui la Regione ha sempre presenziato. E noi al Salone del Libro di Torino, come Regione Marche, sia come giunta regionale che come consiglio, partecipiamo per mettere in vetrina, è una vetrina che mettiamo a disposizione agli editori, agli autori e anche alla collana di Quaderni del Consiglio regionale. Voi sapete che come Consiglio regionale siamo il primo editore delle Marche con 304 volumi pubblicati, e il Salone del Libro di Torino per noi è un'opportunità che mettiamo in campo per dare una possibilità a tutti coloro che altrimenti non avrebbero sufficienti risorse per andare. Diciamo è una vetrina internazionale che in questi ultimi anni si è trasformata in presenza non solo degli editori e degli autori, ma anche degli eventi e dei festival. Io non aggiungo moltissimo, se non che poi la Giunta deve fare un programma triennale per la gestione della... Interrompo, Renato, ti chiedo scusa. Proverei a recuperare la parte, diciamo, anche un po' di prospettiva politica sulla ricaduta che poi lo strumento legislativo avrà.
in una seconda fase, magari dopo aver un attimo anche appunto coinvolto nella discussione anche quelle esperienze che tu giustamente richiamavi, perché sono poi comunque centrali anche nella proposta della legge, fin dall'inizio, che sono appunto librerie, editori e anche i festival. E proprio sui festival, se mi consenti, vorrei chiedere una valutazione a Giovanni, anche in considerazione di come appunto sia lo strumento legislativo regionale che quello nazionale intervengono sul tema dei festival, che sono un tassello importante di questo mosaico, di questa discussione. Grazie Samuele, grazie a tutti quelli che sono in ascolto. Ma guarda, io devo dire che ho accolto, tutti noi di Passaggi Festival abbiamo accolto con grande piacere e grande interesse sia la legge nazionale sia la legge della Regione Marche. Sono sicuramente elementi importanti, l'hanno detto Maurizio Caminito, l'ha ribadito Renato Claudio Minardi, quindi io su questo non voglio soffermarmi. L'unica appunto che voglio così ripetere, ma è stato già detto, ma che mi piace sottolineare, è che la legge della Regione Marche mette insieme alcuni degli attori principali del settore, gli editori, le librerie, gli eventi, le biblioteche, e questo è molto positivo ovviamente. Il problema è in che momento sono arrivate queste leggi, in che momento arriva la legge della Regione Marche, e non mi riferisco soltanto all'emergenza Covid, che per esempio rischia di dare un colpo mortale agli eventi, lo sappiamo bene, non siamo purtroppo in altri paesi in altri paesi europei o di altri continenti dove ci sono dei solidi aiuti per anche fermarsi un anno. Fermarsi un anno significa per un festival morire. 3 ore fa sulla pagina Facebook del Salone del Libro è stata annunciata e aperta l'edizione 2020, che tra l'altro aveva anche un titolo inquietante, Altre forme di vita, quella del Salone del Libro di Torino, ma si farà un'edizione digitale. Però ecco, non parlo soltanto dell'emergenza Covid, noi dovremmo interrogarci queste due leggi, le leggi di solito, diciamoci la verità, tutte le leggi arrivano sempre dopo i fatti, no? Anche per ovvi motivi, anche giustamente a volte. Noi ci troviamo in un paese che si dice legge poco, anzi c'è la battuta che insomma, è vera a metà, ma un po' di verità c'è, cioè che ci sono più scrittori che lettori in Italia. Ora, se andiamo a vedere quanti libri si pubblicano in Italia, io vado a memoria e rischio anche di dire delle castronerie perché sinceramente non ho i dati sotto mano. Mi pare che nel 2017 si siano stampati qualcosa come 160 milioni di copie di libri più o meno per un 60-70 mila titoli. Adesso vado all'ingrosso. Noi abbiamo una grande montagna di libri stampati e poi abbiamo una collina di lettori. Questa collina è composta tra l'altro da lettori deboli, quelli che leggono un libro ogni tanto, da lettori medi, da lettori forti, quelli che leggono 2-3 libri al mese. E ricordo un dato dell'Associazione Editori, per esempio, che gli 11 milioni di lettori deboli, producono un acquisto copie di circa 14-15 milioni di copie di libri, ma sono nulla a confronto dei libri stampati e a confronto di quello che potremmo invece avere come potenziale italiano di lettori e, come dire, clienti che comprano libri, perché io su questo voglio dire sono molto pratico, i libri devono essere letti ma devono essere anche acquistati, perché c'è un mondo che va avanti, ci sono editori, librai che hanno famiglie con stipendi da portare a casa, cioè sono lavoratori come tutti gli altri, e spesso questo noi lo dimentichiamo, sembra che chi fa cultura la debba fare sempre e per forza gratuitamente, non è così. Poi c'è anche una parte di grande gratuità, e noi come festival, come dire, senza gratuità non esisteremo nemmeno, però dobbiamo dimenticarci che è un fattore fondamentale anche dal punto di vista economico. E qui c'è un altro punto secondo me importante, cioè le leggi difficilmente cambiano le abitudini, cioè sì,
possono a volte costringere a fare delle cose, è ovvio. Poi magari in Italia le facciamo sempre con il modo per trovare la via d'uscita, se la legge ti dice X e noi vogliamo fare Y. Ci sono dei comportamenti però che nessuna legge cambia. Io cito sempre questo, e lo cito da qualche anno perché è un episodio vero. Una ragazza, un adolescente, chiede alla mamma se la mamma la può accompagnare in libreria ad acquistare un libro, e la mamma dice no, perché non sono andata dalla parrucchiera. Ora, il problema vero è anche questo, cioè noi dobbiamo smitizzare il libro. Cioè sì, va bene, l'odore della carta, eccetera, tutto bello, bellissimo. Però se noi non prendiamo il libro e non lo consideriamo il libro necessario quanto il caffè del mattino o quanto il panino della merenda, noi non usciamo da questa, come dire, da questo cul-de-sac. Il libro deve diventare un prodotto, ripeto la parola, prodotto culturale, particolare, eccetera, ma deve diventare una cosa indispensabile. Cioè, io tutti i giorni leggo un libro? No. Perché però tutti i giorni piglio il caffè? Allora, il libro deve diventare come il caffè, una cosa che leggiamo come abitudine, come cosa che ci viene da dentro, come cosa necessaria. Oh, e questo purtroppo ancora non è, e io ripeto, va smitizzato. Ma perché va smitizzato? Perché va, dobbiamo spiegare che leggere è una cosa necessaria, non è un lusso, non è una cosa elitaria, leggere è necessario. E noi come festival abbiamo avuto un obiettivo dal 2013, banale, banalissimo l'obiettivo nostro, cioè quello di dire: noi non ci rivolgiamo a chi legge, non ci rivolgiamo ai lettori forti, noi ci rivolgiamo ai lettori deboli o debolissimi, ci rivolgiamo a quelli che non hanno mai letto un libro. Se ne compreranno uno, noi come festival avremo raggiunto il risultato. Poi c'è un'ultima considerazione che voglio fare. Se io ho 53 anni, ecco, se 40 anni fa mio babbo mi avesse visto sul divano di spalle leggere qualcosa, mi avrebbe chiesto: ma stai leggendo un libro o un giornale? Oggi questa domanda non ha senso. Cioè la distinzione tra libro e giornale sì, ha senso, ma quello che ognuno di noi fa nella quotidianità dimostra che il problema della lettura è frammentato in mille cose. Io, e questo per le tecnologie digitali ovviamente, e non mi riferisco agli ebook, che non è vero, come si diceva 10-15 anni fa, che gli ebook avrebbero soppiantato i libri di carta. Non è vero, non è così. Ma qualcos'altro è arrivato. Cioè io la mattina ho letto il giornale senza leggere un giornale, perché ho un ritaglio di rassegna stampa, vado in un sito, mi leggo il titolo, il sommario e l'occhiello. Ho letto un libro, no, non ho letto un libro su carta, ma ho letto tanti libri, perché ho letto un pezzo su Google Books e poi ne ho letto un altro su Academy, dove c'era un saggio che mi serviva per lavoro, poi ho letto un'altra cosa. Cioè le tecnologie digitali, le piattaforme, il web hanno frammentato così tanto che è difficile perfino dire: ma hai letto un libro o un giornale online? Boh, non lo so, ho letto un saggio lì, 10 righe di là, 3 titoli da un'altra parte. È questa oggi la realtà che noi ci troviamo di fronte. E le leggi, ecco, devono avere anche questa capacità, cioè di leggere un presente difficile, leggere un presente complesso. Noi come festival, e chiudo perché non voglio rubare troppo tempo, noi come festival proviamo semplicemente a portare persone, in questo caso nel centro storico e sul lungomare di Fano dal 2013, cercando di spiegare che il libro, ripeto, è un piacere, ed è un piacere necessario che va, come dire, preso tutti i giorni. Quella è la dose che ti dice il dottore: una volta al giorno devi leggere qualcosa. Quindi ben vengano le due leggi. L'unico appunto che posso fare, ma sicuramente è così, è nella legge regionale l'articolo 4, interessante perché cita gli editori, cita i librai. Ecco, lì secondo me potevano essere citati anche altri soggetti, tra cui festival, che però sono citati prima, quindi va benissimo così. Grazie intanto. Grazie Giovanni, passerei la parola magari anche proprio su queste ultime considerazioni. Giovanni citava l'articolo 4 della legge regionale, quella che appunto codifica una serie di impegni che riguardano le librerie e gli editori. Lascerei la parola, dicevo, a Federica Savini di Aras Edizioni. Salve a tutti e grazie per avermi invitato.
Volevo innanzitutto accodarmi a quello che ha detto Giovanni Vettori. Sono profondamente d'accordo con quello che dice. Uno dei problemi della lettura del mercato, diciamo, editoriale è proprio che andrebbero incentivati, cioè bisognerebbe creare proprio il lettore, cioè il problema di origine è proprio che mancano dei lettori forti. Alcuni dati AIE che io mi sono appuntate, cioè addirittura siamo arrivati a considerare il lettore in Italia, quando si fanno le statistiche, chi legge almeno un libro all'anno senza neanche definire qual è questo libro. Cioè il libro potrebbe essere una guida turistica, un libro di ricette, e il 55% della popolazione italiana, questi sono dati AIE del 2019, legge da 1 a 3 libri all'anno, e solo il 9% legge più di 12 libri al mese. Quindi il messaggio che va passato, e questo diciamo è la risoluzione del problema proprio alle origini, cioè quella della formazione del lettore, non è tanto che leggere crea spirito critico, autonomia di pensiero, è verissimo, tutto questo è verissimo, però secondo me la comunicazione va fatta partendo al contrario, cioè questi sono gli effetti collaterali della lettura, i buoni effetti collaterali della lettura. Prima di tutto va detto, come diceva giustamente Belfiori, la lettura deve passare anche attraverso la comunicazione che se ne farà con questa legge di promozione come un piacere, cioè leggere deve essere come bere un bicchiere di vino e fare un aperitivo con gli amici. Una persona deve avere quello stesso, diciamo, atteggiamento di edonistico nella lettura. E poi tutto il resto sono veramente i buoni effetti collaterali, come si dice, leggere crea indipendenza. Quello deve venire poi, cioè bisogna secondo me partire più da questo tipo di comunicazione, perché la trovo più efficace, perché potrebbe andare veramente a cambiare l'approccio nei confronti del libro, della lettura. Detto questo, per quel che riguarda l'articolo 4 della legge, che è quello che riguarda maggiormente la produzione editoriale, io volevo fare questo piccolo appunto. Innanzitutto voglio ringraziare la Regione Marche, che oltre a questa legge che è stata accolta con chiaramente interesse, voglio sottolineare anche che la Regione Marche, come già prima diceva il Vicepresidente Minardi, dà la possibilità agli editori di partecipare anche con uno spazio, un piccolo spazio autonomo all'interno dello stand della Regione al Salone Internazionale del Libro di Torino, e qui farò una piccola parentesi dopo e ci ritorno. Ma esistono anche altri due bandi, quello per l'interesse di acquisto copie e di progetti editoriali a tema esclusivamente regionale, cioè che riguardano la Regione. Detto questo, produzione editoriale, voglio partire da questa definizione a mio avviso fondamentale, poiché le risorse non sono infinite, ahimè, bisogna definire produzione editoriale. Una casa editrice fa produzione editoriale, giusto, ma non tutta la produzione editoriale esce da una casa editrice. Quindi lo screening che la Regione deve fare sul proprio territorio di quale siano effettivamente le realtà editoriali, secondo me è fondamentale. E qui faccio una breve panoramica. C'è da dire che la realtà editoriale nella Regione Marche è quella che viene diciamo circoscritta poi nell'articolo 4, cioè è piccola ed è indipendente. I casi di grande editoria nella nostra regione non ce ne sono, ci sono medi editori, si contano in una mano, di gruppi editoriali forse, ecco, ce n'è solo uno e fa scolastica. Quindi l'editoria marchigiana è un'editoria piccola, e per piccola intendiamo editori che possono fatturare di solito all'interno delle definizioni anche di Messaggeria e Libri, un piccolo editore quello che fattura fino a 300.000 euro indicativamente, al di sopra di quella cifra lì fino magari intorno al 1 milione di euro, parliamo già di medi editori. È piccola, ed è piccola non soltanto in termini di fatturato, ma è piccola perché, che poi fondamentalmente può essere anche una conseguenza, anche perché chi lavora dentro le case editrici, soprattutto nel nostro territorio, sono pochissime persone. Cioè esistono anche case editrici gestite da una sola persona, in alcuni casi due, tre, ma
E questo ci porta ad un altro problema, cioè che la filiera editoriale, oggi come oggi nelle Marche, ma in Italia è una tendenza ormai che si sviluppa da anni, è una filiera esterna. I grafici, gli illustratori, i traduttori, anche queste sono figure che in qualche modo andrebbero supportate, che fanno parte chiaramente di tutto gli anelli della catena editoriale. Quindi ecco, è essenziale a mio avviso capire i protagonisti della produzione editoriale, e quando dico che una casa editrice fa produzione editoriale, ma la produzione editoriale non sempre proviene da una casa editrice, penso a quegli editori che hanno innanzitutto una progettualità. Una progettualità, cioè, significa che c'è una continuità coerente con un catalogo, con un progetto all'interno del proprio lavoro editoriale, ed è da questa progettualità ed è da questo catalogo che poi emerge la qualità che a mio avviso andrebbe valorizzata. Inoltre voglio anche fare questa osservazione. Non sono solo le pubblicazioni che parlano della regione Marche, che hanno per tematiche la regione Marche, Leopardi e Rossini, per dire due grandi nomi, ma c'è anche tutta un'editoria che magari non tratta direttamente all'interno del suo catalogo temi legati al nostro territorio, ma che può creare, grazie allo scouting che fa, agli autori che ha catalogo, alla rete che crea tramite festival, media, cioè tutta quell'editoria lì che può creare in qualche modo quello che si chiama il soft power di una regione, che può essere comunque utilizzato, secondo me, anche a fini di marketing e di identità di una regione. Quindi ecco, uno screening direi che è necessario farlo. Poi ecco, ci sono le osservazioni più tecniche, più pratiche, che possono essere quelle delle forme di assistenzialismo, cioè quindi di supporto attraverso il microcredito a tasso zero, sgravi fiscali come ad esempio vengono richiesti per le librerie sugli affitti dei locali, la cosa potrebbe essere valida anche per gli editori, sul sostegno nelle fiere, e quindi esisteva una volta, mi ricordo, con la regione la possibilità di avere, a fronte chiaramente della fattura emessa, un rimborso per la partecipazione alle fiere a cui andava l'editore. Le fiere sono fondamentali, sono un po' come i festival, il punto di contatto tra chi fa libri, chi parla e chi legge i libri, e quindi secondo me è un fattore che è un aspetto che andrebbe molto valorizzato. La formazione continua anche per i propri dipendenti, per il personale chi ce l'ha, o anche per gli editori stessi. Le cose insomma sono direi tantissime, e quindi ecco, devo dire che comunque sono contenta anche come editore iscritta alla sedizione, un editore ADEI, l'associazione degli editori indipendenti, e so che la regione Marche sotto il cappello di ADEI assieme ad altre regioni è stata una delle prime a rispondere anche a questo appello delle associazioni di categoria per creare un dialogo tra mercato del libro, regioni e governo. Grazie quindi. Grazie Federica. Passerei quindi la parola a Eleonora Tassoni, Libreria La Rinascita, Ascoli Piceno, per proseguire questa riflessione che Federica proponeva e che credo, oltre ad essere interessante, magari meriti poi anche una ripresa da parte del vicepresidente Minardi. Sì, grazie a tutti e innanzitutto grazie per averci coinvolto con la Libreria Rinascita a questa tavola rotonda, che veramente penso sia preziosa perché fa il punto su uno degli aspetti dell'economia italiana che molto spesso viene dimenticata, che è tutta quanta la filiera culturale. Ho sentito appunto il mondo dei festival, il mondo dell'editoria, rappresento qui in minima parte, forse indegnamente, il mondo delle librerie.
Ed è un mondo che con questa crisi, con il coronavirus, ma già da tempo, viveva una situazione di difficoltà. L'Italia, appunto, come ricordavamo, è un paese purtroppo più di scrittori che di lettori, e l'attività di promozione della cultura è un'attività che fatica, perché nonostante l'impegno e anche la grande creatività di tutti quanti gli attori di questa filiera, la mancanza forse di una politica che ne abbia riconosciuto il valore al di là dei proclami, al di là delle dichiarazioni di intenti, non ha facilitato il compito di chi operava in questo settore, almeno fino adesso. Noi come libreria abbiamo una visione, diciamo, di tutta quanta questa situazione un po' particolare. Vi spiego perché. La nostra è una libreria storica, nata nel 1976, e quindi sono tantissimi anni che lavora in una zona sicuramente non facile, una città di provincia come Ascoli Piceno, che non ha neppure l'università, quindi, diciamo, ha costruito il suo bacino di lettori veramente giorno per giorno, lavorando tantissimo su quello che è il contatto con i clienti, con i lettori, e sulla costruzione di una comunità leggente che passa attraverso, appunto, le iniziative, la presentazione di editori di qualità, il tentativo di non offrire soltanto la merce libro, ma anche di dare una proposta culturale. E dagli anni 90 la nostra visione, diciamo, del mondo della libreria si è un po' allargata, perché abbiamo sviluppato un software che è un gestionale per librerie, e quindi da quel periodo fino adesso, fino ad oggi, fino alla data odierna, abbiamo una rete di librerie, una rete molto ampia che abbraccia un po' tutto il territorio nazionale, più di 400 librerie italiane che utilizzano i nostri prodotti software. E quindi abbiamo il polso, veramente il polso, di quello che accade al mondo delle librerie in Italia, da Trento fino alla Sicilia. Ed è una situazione sicuramente complessa, una situazione che ha visto la crisi aumentare, le difficoltà aumentare, ha visto la trasformazione del lettore. L'Italia è un paese dove ci sono pochi lettori forti, fortissimi, che veramente reggono sulle loro spalle il mercato. E quello che deve fare la libreria è mettersi in sinergia al lavoro e in completa, diciamo, connessione con tutti gli altri attori del mondo della cultura, i festival, le case editrici e le biblioteche, perché è nostra convinzione che soltanto facendo rete tra di noi, tra noi che riconosciamo al libro e alla cultura questo valore, quindi vogliamo che questo valore sia promosso, sia diventi patrimonio comune, soltanto mettendoci insieme e lavorando in maniera coordinata si può sperare veramente di migliorare l'atteggiamento della nostra società rispetto al libro. Io ho ascoltato veramente con grande interesse le considerazioni sia del Festival Passaggi, sia per quanto riguarda il mondo dell'editoria. E una cosa che abbiamo sicuramente in comune è questa attenzione all'importanza di coltivare i lettori, perché purtroppo non possiamo dimenticare che l'unico modo per sperare di continuare, diciamo, ad avere una possibilità di azione, anche una ricchezza, una forza, sia come libreria, sia come mondo del libro, sta proprio in questa attività continua di sostegno alla lettura che passa attraverso progetti che aiutino il lettore a crescere, e quindi ben vengano iniziative come la citata Nati per Leggere, di cui siamo tra le librerie fiduciarie più attive, penso, in regione, perché veramente ci crediamo tantissimo, e attraverso anche una serie di azioni che possano mettere insieme l'attività delle librerie con
gli altri attori. Noi per esempio lavoriamo tanto con i festival che si svolgono nella città di Ascoli Piceno, con le iniziative, gli spettacoli, il teatro, la musica. E quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi tempi, ed è una cosa che portiamo avanti come idea da tanto, ed è un'ipotesi che lancio anche all'attenzione di tutti, proprio per ragionarla insieme e farne magari un possibile sviluppo per un domani, anche alla luce delle necessarie azioni che dovremmo intraprendere per riprenderci, diciamo, dopo la botta del coronavirus, è questa. Noi da circa 10 anni portiamo avanti un progetto che vuole mettere insieme le librerie e le biblioteche. Proprio come diceva il presidente all'inizio, librerie e biblioteche sono due punti di contatto che il cittadino ha per accedere al libro. Chi va in libreria va anche in biblioteca, chi va in biblioteca va anche in libreria. Mettendo insieme queste due forze si può riuscire da un lato a rafforzare il lettore forte e il lettore medio, ma soprattutto si possono pensare a delle azioni mirate che possano aiutare a avvicinare anche il non lettore, che è poi il vero punto, diciamo, che deve essere in qualche modo scardinato e disinnescato. Il nostro progetto voleva unire biblioteche e librerie perché? Perché queste due realtà hanno entrambe una grande forza da un lato e una grande debolezza dall'altro. Io la spiego proprio velocissimamente, proprio per non far perdere tempo e per lanciare questa proposta e anche questa domanda, se secondo voi c'è la possibilità di fare una cosa del genere. Noi come librerie abbiamo sicuramente l'elasticità degli orari, la possibilità, essendo aziende private, di fare aperture continuate, avere, diciamo, dei servizi più agili sicuramente rispetto a quella che è una realtà che è come quella della biblioteca. Però abbiamo una povertà, la povertà che il nostro catalogo è un catalogo che non riesce ad andare troppo indietro, perché ovviamente le pubblicazioni vanno fuori catalogo, alcune cose non si trovano più, alcune cose sono difficili da trovare. Su certe cose non abbiamo una grande esperienza, perché giustamente non abbiamo competenze così ampie come possono essere quelle di una biblioteca, e penso appunto alle grandi biblioteche marchigiane, anche le biblioteche legate all'università. E quindi potremmo diventare lo sportello della biblioteca che potrebbe usufruire degli orari delle librerie e dell'elasticità delle librerie per rendere accessibili i propri contenuti anche nelle situazioni in cui l'apertura della biblioteca diventa magari un problema per organico ridotto, per situazioni simili. Dall'altro, la biblioteca potrebbe usufruire della libreria sia appunto come sportello per il prestito e il ritiro, ma sia anche come cassa di risonanza per quella che è la ricchezza del suo catalogo. La libreria, per natura, essendo un esercizio commerciale, tende a essere più raggiungibile, più riconoscibile. Le vetrine, le iniziative che si fanno di promozione del libro, eccetera, sono un modo con cui noi cerchiamo, insomma, di buttarci in piazza, no? Di farci vedere, di mostrarci. E diventare in qualche modo il megafono con cui amplificare anche quello che è il patrimonio bibliotecario può essere un modo per facilitare l'accesso. Noi ad Ascoli abbiamo una biblioteca, per esempio, molto bella, molto ricca, con un patrimonio veramente eccezionale, anche di testi, diciamo, molto, molto particolari, di grande qualità, ma è un patrimonio che, ahimè, effettivamente sappiamo che è conosciuto, ma poco dai nostri cittadini. Molto, molto potrebbe essere fatto mettendo insieme queste forze e poi, oltre a queste forze, aggiungerci anche quello che è l'attività dei festival, che nel territorio marchigiano hanno avuto un duplice ruolo, quello sia di fare promozione culturale, ma anche proprio promozione del territorio. Sono stati i festival, insomma, che hanno salvato
anche delle zone del nostro, delle nostre Marche, che altrimenti il sisma avrebbe cancellato. Qui da noi ci sono stati dei festival che veramente hanno cercato di tenere la luce accesa anche in momenti veramente difficili. E la stessa cosa possono fare le case editrici, perché mettendosi insieme si può pensare a una risposta coordinata. Unire le forze è l'unico modo per essere più incisivi. Certo, bisogna superare ovviamente delle forme di azione che, nascendo da contesti diversi, mondo del privato, mondo del pubblico, il festival, la casa editrice, sono dei modi di agire, dei modi di lavorare che magari sono inizialmente diversi, però se andiamo a considerare le fondamentali, cioè qual è il nostro obiettivo finale, quello di costruire lettori e quindi di costruire cittadini consapevoli, cittadini col pensiero critico, cittadini capaci veramente di fare società, di fare comunità, vediamo che in fondo lavoriamo tutti quanti con lo stesso obiettivo, che è un obiettivo da un lato sociale, da un lato culturale, ma è anche un obiettivo economico, perché una filiera culturale solida e forte, e quindi biblioteche che funzionano, librerie che funzionano, case editrici che funzionano, festival che funzionano, significano anche un intero comparto economico che funziona, quindi un'economia che va sicuramente a implementare il benessere di tutta quanta la comunità, e in particolare quella della Regione Marche, che è una realtà in cui l'azione culturale potrebbe diventare uno dei fiori all'occhiello di quella che è l'economia locale. Insomma, noi veramente abbiamo Leopardi, abbiamo Cini, ma abbiamo citato due che sono due nomi, diciamo, super, ma insomma abbiamo veramente tanta ricchezza che, se sfruttata, se utilizzata bene, potrebbe diventare un volano economico che poi può ricadere poi anche sugli altri comparti. Penso al turismo, penso anche ad altri settori dell'imprenditoria, insomma, che possono essere trainati da una ricchezza culturale. Ora mi rendo conto che sono ipotesi da sviluppare, che hanno bisogno di tempo e lavoro, però questa tavola rotonda potrebbe diventare il primo passo per veramente un laboratorio di ricostruzione della filiera culturale nella Regione Marche, proprio perché la Regione Marche, avendone anche subite tante, diciamolo, insomma, tra una cosa e l'altra, potrebbe essere quella che più ha necessità, più ha voglia, più ha forza di ripartire proprio partendo dalla cultura. Grazie Eleonora, grazie anche delle ultime suggestioni, e grazie anche, insomma, di individuare in questo appuntamento pomeridiano una prima importante però occasione non solo di confronto ma anche di ulteriore riflessione per le istituzioni, in particolare quelle ovviamente regionali, per i prossimi, diciamo così, passaggi, in particolare su come declinare concretamente quello che è stato inserito nella legge 15 dello scorso 21 aprile. Io vorrei lasciare, per fare alcune considerazioni conclusive, la parola a Maurizio, ma prima penso che può avere non solo un senso, ma sia anche opportuno e corretto dare velocemente la possibilità al vicepresidente Minardi di rispondere a un paio di sollecitazioni che sia Giovanni, sia Federica e la stessa Eleonora in conclusione hanno comunque avanzato nei confronti della politica e delle istituzioni. Sì, grazie. Velocemente, per dire che colgo positivamente le sollecitazioni che sono arrivate dagli altri ospiti, dagli altri relatori, nel senso che allora, la legge ha ovviamente uno scopo, quello di mettere insieme il sistema, quindi l'editoria, le librerie, gli eventi, i festival, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è un primo tentativo, tra l'altro è una delle primissime leggi
in Italia che vengono approvate dalle regioni e che quindi può sicuramente essere un'opportunità. Non ha la pretesa di essere esaustiva su tutto, perché sappiamo bene che le leggi, quando si approvano, sono il frutto anche di una sintesi, di una mediazione. Ho detto, ci abbiamo lavorato 2 anni, io sono il primo firmatario, sono stato anche relatore in aula di questa legge, quindi la porto con grande orgoglio. E devo dire grazie, davvero grazie a Samuele Mascarin, l'assessore, per aver organizzato questo evento, che è un'occasione, insomma, anche per farla conoscere, perché le occasioni per farla conoscere, a dire la verità, con la problematica del Covid sono state veramente, veramente poche, cioè non social e la stampa attraverso i giornali. Chiaro che gli eventi, come diceva prima Belfiori, potevano stare sì tranquillamente nell'articolo 4, per una scelta, diciamo, di carattere, diciamo, di organizzazione legislativa, e sono stati messi nell'articolo 2, ma io credo che alla fine poco importi, no, se l'articolo è uno o l'altro. L'importante è che il sostegno ai festival sia esplicitamente previsto. Sono d'accordo, Giovanni, che il libro debba diventare come il caffè alla mattina, come uno strumento indispensabile da avere sempre con sé, cioè di sentire la necessità di leggere, e quindi la legge ha un po' questo obiettivo, questo scopo, questa voglia di sostenere un po' tutta la filiera. Dagli editori alla digitalizzazione, alle biblioteche, alle scuole, alla promozione delle letture, gli eventi pubblici, eccetera. Cose sono tante, le ho già dette prima, non le voglio ripetere. Quindi anche la partecipazione alle fiere, che ricordava prima Federica Savini, che se non ricordo male era anche presente a Torino nello stand della regione Marche, se non ricordo male è ripresente, giusto? Ecco, la legge ha anche questo obiettivo, quello di sostenere, di promuovere le imprese editoriali alle manifestazioni nazionali fieristiche, perché sono un'occasione di promozione, di visibilità, che ovviamente non potrebbero essere sostenute autonomamente dai piccoli editori, ma l'altra ci fa carico. Quindi, per concludere, avevo detto che sarei stato breve, credo che sia un'opportunità creare questo collegamento fra libreria, biblioteca, editori, eventi, per cercare di creare quello che è un'opportunità per costruire cittadini lettori più consapevoli, meno esposti, una società che legge, sicuramente una società che evolve più velocemente, ma riprendo anche le parole di Eleonora, per creare anche un volano economico, perché messa insieme tutta questa filiera si crea anche un volano economico. Peraltro chiudo con una battuta per dire che proprio l'altro ieri abbiamo fatto la commissione cultura, dove abbiamo analizzato il piano della cultura del 2020, che sta nel piano triennale. Ovviamente si è modificato rispetto alla crisi sanitaria che c'è stata, e abbiamo dato come obiettivo proprio quello di potenziare, oltre al sostegno ai festival che erano già programmati, che magari si svolgeranno in un periodo più avanti dell'anno, ma quello di potenziare le risorse per i progetti editoriali e per l'acquisto copie, perché credo che proprio per dare un sostegno in questo momento di difficoltà agli editori. Quindi, per chiudere, vorrei chiudere con una frase di Gianni Rodari, di cui nei giorni scorsi abbiamo celebrato il 40° della morte, il grande pedagogo e scrittore piemontese, quando diceva: vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Ecco, grazie a chi ha organizzato, a Samuele in particolare, che ha organizzato questa importante occasione. Se vogliamo anche ripeterla in futuro, mi farebbe molto piacere, perché se ho l'orgoglio di aver portato avanti questa legge, mi piacerebbe anche, se ci sarà necessità, anche andando avanti, di provare ad aggiustarla e modificarla a seconda di come poi ne sarà necessario. Grazie a tutti. Grazie Renato. E Maurizio, come vogliamo concludere questa conversazione pomeridiana? Con che riflessioni, magari anche con che orizzonte? Sì. Più che conclusioni, direi
Mi venivano in mente, insomma, di mettere a fuoco un po' quali sono alcune delle questioni aperte, insomma, su cui lavorare, perché poi questo è un po' il compito che abbiamo. Lavorare a livello locale può essere un modo per, quindi partire, come dire, dalla base può essere un modo utile per risolvere una serie di questioni. Ne dico soltanto due. La prima questione riguarda la filiera del libro, la filiera industriale del libro. Allora, è una filiera debolissima e la crisi, no? Non a caso qualcuno anche qui ha parlato di crisi nella crisi. Quello che sta succedendo adesso mette in risalto qualcosa che è iniziato molto, molto tempo fa, almeno 10-15 anni fa. È una crisi che vede una grande frammentazione. Non a caso la discussione della legge è durata 7 anni, e anche per quello, perché insomma, basti pensare che abbiamo 2 associazioni di editori, 3 associazioni di librai, eccetera, eccetera. Quindi una grande frammentazione e la mancanza di un tavolo istituzionale attorno a cui si possano sedere i vari attori e parlare delle varie problematiche che ci sono. Ne dico soltanto due. La prima riguarda la distribuzione. È una filiera che si basa su un meccanismo, quello delle rese, per capirci, insomma, che è assolutamente, come dire, nato per dare un sostegno alle librerie, no? La libreria non paga subito il libro, adesso semplifico in modo molto banale, ma se non vende lo può rendere all'editore. E quindi sembrava evidentemente un meccanismo favorevole alle librerie, allo sviluppo delle librerie. Ora è diventato un meccanismo che produce una sovrapproduzione. Quello quando si dice si produce troppo, eccetera, eccetera, non è perché gli editori sono cattivi o i librai non sanno che cosa fare, ma perché sono preda di questo meccanismo, un meccanismo che li porta appunto a perdere il contatto con le esigenze dei lettori alla fine, perché i lettori sono pochi anche per questo. Quindi secondo me questo è un elemento da riprendere a livello nazionale, ma riprendere proprio parlandone, levando un po' il tabù, che non è questione di anche qui che i distributori sono cattivi, e anche loro sono all'interno di questo meccanismo, ne sono artefici e vittime, insomma. Quindi questa è una discussione da fare, e da fare, secondo me, a livello regionale, avere un tavolo che poi chiamiamo appunto all'interno del patto per la lettura, sarebbe importante perché discutendo concretamente si possono risolvere tanti problemi. Un altro problema, l'ultimo, il secondo della filiera, è evidentemente quello che è stato anche qui citato: l'esternalizzazione significa precariato, significa che è una filiera debole perché si basa molto sul precariato, e se si basa sul precariato non riesce appunto a investire, a progredire, ad ampliare il suo raggio d'azione. Economicamente è sempre sul crinale, insomma, di una, cioè può andare avanti o indietro a seconda delle situazioni. L'altra questione è su cui lavorare molto è la questione che riguarda la lettura, in particolare tutto quello che nella legge nazionale viene appena citata, la questione della povertà educativa. È vero, le medie sono importanti, eccetera, però le medie, come si sa, a volte nascondono alcune realtà. Le realtà sono che non è che si legga poco in Italia, dappertutto. Le medie, per esempio, di lettura delle regioni del centro-nord, alcune regioni del centro-nord, sono molto più alte di quelle del sud e delle isole. Le medie delle città sono metropolitane, sono più alte di quelle dei piccoli centri, le medie del centro sono più alte di quelle della periferia. Ecco, fare dei discorsi più mirati per la promozione della lettura riguardo con molta più attenzione a questo discorso della povertà educativa,
chiunque di voi sta seguendo il dibattito anche sulla scuola, no? Questo, si rende conto che questo famoso digital divide è un altro elemento che sottolinea ancora una volta questa grossa differenza. Un terzo dei ragazzi che rimangono in alcune periferie, noi stiamo lavorando come forum con Save the Children in 2 o 3 periferie italiane, raggiungono il 30% gli esclusi da questo sistema abbastanza, voglio dire, non complicatissimo, no? di scuola a distanza. Quindi ecco, ci sono una serie di questioni che riguardano la lettura e che impediscono l'allargamento della base sociale della lettura. La base sociale della lettura non si allarga perché non si affrontano queste questioni. Sono alcune delle cose che secondo me a livello locale, ma insomma regionale, io penso a un patto per la lettura regionale della Regione Marche, no? come è stato per esempio fatto in Toscana, come si fa, o un'iniziativa come la città che legge, che noi stiamo seguendo per esempio a Torino. Una cosa è un'iniziativa in cui la biblioteca, la libreria, l'editore, ma il grande festival e il piccolo festival stanno insieme e programmano insieme. Quindi penso anche all'importanza della programmazione. Questo tavolo deve riuscire a programmare gli interventi in un modo partecipato, ma in un modo anche efficace. Secondo me a livello questo tipo di operazioni ha bisogno di un forte radicamento territoriale. Quindi secondo me è molto importante che la legge regionale marchigiana sia il punto di partenza per tutta questa serie di riflessioni. Grazie Maurizio, mi permetto solo di aggiungere veramente una battuta su quest'ultimo passaggio, cioè l'importanza dello strumento legislativo di cui si è dotata la Regione Marche è anche questo, cioè quello di fornire una cornice che consente di fare sistema a molti e diversi soggetti, tra cui aggiungo, non abbiamo adesso il tempo e lo spazio per recuperare anche, diciamo, questo tassello del mosaico, ma fa parte anche tutta la filiera dei servizi pubblici della lettura, le biblioteche, certo. E aggiungo oltre le biblioteche, in particolare le biblioteche scolastiche, che sono una parte fondamentale di questo disegno, di questa strategia. Tu Maurizio citavi la povertà educativa, noi 2 anni fa avevamo ospitato qui a Fano la presentazione dell'Atlante di Save the Children dedicato nel 2017 proprio alla povertà educativa e insomma la chiave di lettura che tu fornisci non solo interessante ma carica secondo me anche della giusta e necessaria responsabilità uno strumento come la legge di cui si è dotata la Regione Marche, perché giustamente lettura, libro sono e devono essere, diciamo così, elementi di costruzione di un'identità di una comunità, di sviluppo culturale, ma sono anche, credo che sia giusto ricordare, strumenti di cittadinanza. E questa probabilmente è, con la legge regionale, un passo in avanti che consente a tutti noi, aggiungo anche agli enti locali, di poter svolgere meglio la propria funzione, la propria missione e poter, ecco, insomma, non abdicare nei confronti di questa sfida. Io ringrazio Maurizio Caminito, ringrazio Renato Claudio Minardi, ringrazio Federica Savini, Eleonora Tassoni, Giovanni Belfiori, ringrazio tutti gli ospiti che hanno dato il loro contributo e sono intervenuti con grande disponibilità a questo primo appuntamento del Maggio dei Libri organizzato dal Sistema Bibliotecario del Comune di Fano e ringrazio anche le tantissimi cittadini che ci hanno seguito e ci stanno seguendo, più di un centinaio tra Facebook e Zoom, perché penso che veramente, come diceva prima Eleonora, questo appuntamento può essere una prima occasione per riaprire in realtà un dibattito che ha avuto una prima fase nella definizione della legge regionale, ma un dibattito che non si deve spegnere, non si deve esaurire, quindi tra l'altro insomma credo che avremo occasione anche con il vicepresidente Minardi anche nei prossimi mesi di trovare altre occasioni, non solo per presentare la legge, ma per capire come questa può
avere ulteriori evoluzioni e quali sarà poi anche la sua attuazione concreta. Io ringrazio tutte e tutte e vi saluto a nome del sistema bibliotecario del Comune di Fano. Grazie a tutti. Grazie a te. Ciao a tutti. Grazie.